Spero che quell'antenna funzioni. Thank you.
13 ottobre 1990. Ho evitato accuratamente tutti i naufraghi giunti sull'isola nel corso degli anni. E di quelli che ho incontrato non ho avuto pietà. Ma ora ho bisogno di aiuto. Per proseguire le mie ricerche devo avere il pieno controllo dell'isola. Radunerò un manipolo di fedeli seguaci, gente che capisce la necessità di esercitare e mantenere il controllo. Ma soprattutto gente abituata a sporcarsi le mani. La violenza è insita nella natura dell'isola. Io garantirò organizzazione, lavoro, uno scopo per cui vivere. E appena avrò il potere assoluto, scoprirò il vero segreto delle tempeste. Fuori dai piedi, lei è mia!
piastrine identificative militari. Non conosco questi kanji. Credo risalgano alla Seconda Guerra Mondiale. Perché non l'hanno usata per chiamare i soccorsi? Bene, si comincia. Thank you.
Ok. Interfacciati con l'antenna. Ok. Bene, ora trova il canale di emergenza e sintonizzalo sulla tua radio prima di trasmettere l'SOS. Ehi, qui stiamo tenendo incrociato l'impossibile. Grazie. Sintonizzazione con la stazione radio d'emergenza. Mayday, Mayday! Parla Lara Croft dell'Endurance. Siamo naufragati su un'isola nel Triangolo del Drago. Chiediamo aiuto e assistenza medica. Passo. Mayday, Mayday! Parla Lara Croft dell'Endurance. QN177A, vi stiamo cercando da quando la vostra nave ha inviato l'SOS. Ormai non ci speravamo più. Nemmeno noi. Sappiamo dov'è l'isola, ma ci servirebbe un segnale visivo. Mi inventerò qualcosa. Facciamo rotta verso di voi, chiudo. Sei grande, Lara Croft! Anche Reyes ha sorriso, pensa un po'. Bene. Un segnale. Fuoco, carburante, fiamme. Posso farcela. Devo trovare il modo di incendiarlo. Dovrebbe funzionare.
Devo raggiungerlo. Non è razionale, Lara. Deve esserci una spiegazione, solo che ancora non la trovo. Avrò sbagliato qualcosa. Qualcosa mi sarà sfuggito. Dovevo controllare meglio i cieli, scegliere un'altra zona d'atterraggio. Ora sono morti. Ed è tutta colpa mia. Diavolo è successo? La tempesta si è scatenata all'improvviso. Le nubi hanno circondato l'aereo. Lara, ascolta. Ho visto lo schianto da qui, perciò devi essere vicina. Torna subito e indietro. Ok. Arrivo. Indietro!
Devo trovare il modo di salire. Male che ti sei spostato. Puoi dirlo forte, piccola. Volavano tranquilli quando si è scatenata una tempesta, da un momento all'altro. Non è stata colpa tua. Sono stata io a chiamarli, Rod. Ehi, troveremo una soluzione. Mayday, Mayday, parla il copilota Jessop del volo N177A. Pronto? Pronto? Mi senti? Mi sono ferito gravemente durante lo schianto. C'è qualcuno? Capitano Jessop, mi ricevi? Ho acceso un segnale, rispondete. Non riesce a sentirmi. Devo raggiungerlo. No. Il segnale è laggiù. Prima dobbiamo pensare agli altri. Ci riuniremo appena troveranno Sam. Mi dispiace, Rod. Glielo devo. Non posso abbandonarlo. A volte bisogna fare dei sacrifici, Lara. Non puoi salvare tutti. So di che cosa parli. Ci sono già passata. No. Quelli erano lutti. I sacrifici comportano scelte. I lutti bisogna solo accettarli. Non sceglierò di lasciarlo morire, Rod. Niente di strano. Lassù non troveremo nessuno.